Siamo con Roberto Farnesi. Ciao Roberto, per la prima volta hai interpretato un personaggio negativo. Cosa ti ha affascinato di questo personaggio? Sì, ora non è un negativo proprio terribile, è comunque un personaggio cinico, disincantato, arrivista, che vuole dare insomma una svolta a questa azienda che ha, quindi innovativo, però non è un personaggio completamente negativo, ha un'anima, insomma, c'è un motivo dietro a questo cinismo, quindi è un personaggio sicuramente con l'anima. Poi nel corso della fiction si trasforma e diventa piano piano positivo. Nella fiction hai dato del filo da torcere, possiamo dire, a Vanessa Esler, invece nella realtà come è andata a lavorare con lei? Bah, Vanessa, se no sembra buonismo, retorica, come al solito si dice sempre, invece è vero, io se no me ne stare zitto, se lo dico è vero, è una ragazza di una dolcezza, di una delicatezza, di un'umiltà straordinaria. Insomma, questa ragazza qua è una top model, gira tutto il mondo, ha 19 anni, solitamente siamo abituati a delle ragazzette un po' più montate in quella condizione, invece è veramente disarmante da quanto è semplice, e questo è positivo, molto positivo, molto forse oltreoceano, fatti di all'americana. Ormai sei un volto noto nella fiction, però ti sei dedicato molto anche al cinema, soprattutto ultimamente. Quali sono i tuoi prossimi progetti? Ci puoi svelare qualcosa? Molto, purtroppo no, anche perché in Italia il cinema se ne fa poco. Adesso stanno andando bene dei filoni, speriamo che diano il via poi a tutta una serie di altri generi. Io ho iniziato con il cinema, con Femmina, con Monica Queritore, nel 98, con un ruolo da protagonista, e poi la televisione, perché sicuramente la televisione, la fiction è un'industria adesso anche di qualità, il cinema è un po' più artigianale, quindi poi ho avuto l'opportunità di lavorare con Zeffirelli, Tecco Mussolini, ho fatto adesso una parte nel film di Carlo Verdone che è andato molto bene, quindi ben venga, c'è un progetto ancora un po' campato per aria, però molto molto interessante di cinema. Grazie. Ciao, grazie.